Grazie. Se noi vogliamo modificare il trattamento chemioterapico, possiamo aggiungere terapia ad alta dosi, possiamo fare una terapia a dose dense o possiamo aggiungere nuovi farmaci come il rituximab. E se noi parliamo del ruolo dell'autotrapianto e della terapia ad alta dosi nel linfoma ad aggressivo, parliamo di pazienti giovani, quindi abbiamo due gruppi, pazienti giovani a basso rischio, nei quali uno studio randomizzato ha dimostrato sicuramente che l'aggiunta di rituximab aggiunge e migliora la event free survival, migliora la overall survival e se facciamo un confronto tra una chemioterapia CHOP versus una chemioterapia intensificata con CHOP, l'aggiunta di rituximab annulla questa differenza e sicuramente il rituximab R-CHOP rappresenta il trattamento d'elezione con una percentuale molto alta di risposta. Da qui l'R-CHOP 21 rappresenta la terapia standard dei linfomi giovani a basso rischio. Quindi se noi vogliamo dare la prima raccomandazione, una terapia ad alta dose come terapia di prima linea nei pazienti ad alto rischio, a basso rischio non deve essere raccomandata. Pazienti giovani ad alto rischio. Noi sappiamo che questi pazienti sono storicamente dei pazienti a prognosi molto sfavorevole. Tutti i tentativi che sono stati prodotti sono stati quelli di intensificare il trattamento con terapia ad alte dosi. Gli studi che sono stati prodotti sono stati numerosi, a parte l'induzione terapia diversa nei vari studi, dose piena, abbreviata o direttamente HDS, terapia ad alte dosi upfront. Quello che si è visto in questi studi è che c'è una diversità di risultati, in alcuni studi c'è un risultato a favore della terapia ad alta dosi, in altri a favore della terapia convenzionale e in altri studi non c'è nessuna differenza tra gli studi randomizzati. Tra questi possiamo ricordare, è incredibile questa cosa. Tra questi studi in cui c'è stata una notevole differenza è quello di Massimo Gianni, in cui HDS è decisamente superiore al MAGO-B, lo studio del gruppo francese, in cui le alte dosi sono superiori alla chemioterapia CHOP, il nostro studio invece del gruppo Roma-Bologna non ha dimostrato nessuna differenza tra la terapia alta dose e la terapia convenzionale, come neanche lo studio di Umberto Vitolo del gruppo multiregionale, in cui ad un confronto tra una terapia HDS versus una terapia a dose dense non dimostrava alcuna differenza. Recentemente è stata pubblicata questa successiva meta-analisi su 14 studi randomizzati in pazienti ad alto rischio e come voi ben vedete alcuni studi sono in favore della terapia ad alte dosi, altri sono in favore della terapia convenzionale. In questa meta-analisi gli autori concludono che non c'è ancora una ragionevole certezza per cui il trapianto della terapia ad alte dosi debba essere impiegata in prima linea nei pazienti all'esterologia aggressiva. A queste conclusioni eravamo già giunti noi un anno prima nelle linee guida della Società Italiana di Metrologia, in cui dicevamo che in pazienti ad alto rischio una terapia in prima linea con trapianto autologo ad alte dosi deve essere solo eseguita nell'ambito di studi approvati e controllati. Pazienti giovani ad alto rischio, a questo punto arriva il rituximab, possiamo considerare nei pazienti giovani ad alto rischio l'R-CHOP come trattamento standard oppure possiamo fare qualcosa di più? Ecco, la prima cosa che noi possiamo dire è che nessuno studio randomizzato è stato prodotto in questo gruppo di pazienti giovani ad alto rischio. Se noi andiamo a vedere però i risultati nei pazienti anziani, vediamo come i pazienti anziani hanno un miglioramento aggiungendo R-CHOP, ma la percentuale è ancora bassa, siamo al di sotto del 41%, siamo al 41% che rispetto all'80% dei pazienti a basso rischio. E se andiamo a vedere la rivisitazione dell'IPI secondo il rituximab, vediamo come l'aggiunta del rituximab fa migliorare drasticamente la sopravvivenza in pazienti ad alto rischio rispetto al vecchio IPI in epoca pre-rituximab. E se noi, che cosa succede se noi facciamo CHOP-14, R-CHOP-14 in questi pazienti? Questa è una piccola esperienza nostra dell'Università di Firenze, dell'amico Ricacci, 44 pazienti trattati, 20 di questi erano pazienti ad alto rischio. Vedete come c'è una netta differenza tra pazienti a basso e ad alto rischio, che comunque i pazienti ad alto rischio non vanno al di sopra del 50%.
Allora, come cosa noi possiamo fare? Sappiamo che rituximab aggiunge, sappiamo che la terapia ad alta dose in qualche caso è stata utile, quindi ovviamente il progetto futuro è quello di aggiungere rituximab a programmi dose-dense più trapianto autologo. E questa è la strada percorsa da Umberto Vitolo: terapia intensiva con R-Megashop dose-dense, intensificazione, staminali, trapianto di midollo osseo autologo, e con questo programma si sono ottenute percentuali estremamente elevate di failure free survival, di overall survival 73-80%, che sono ben superiori a quelle ottenute in era pre-rituximab e con il semplice R-CHOP 14. A questo punto è ancora opportuno uno studio randomizzato vedendo questi risultati? Io penso proprio di sì, è opportuno uno studio perché, come abbiamo visto, tutti gli studi in era pre-rituximab non hanno dimostrato una chiara superiorità, la chemioterapia dose dense per rituximab non è stata testata in pazienti giovani, il rituximab potrebbe equalizzare la differenza tra chemioterapie di diversa intensità e soprattutto la superiorità di una terapia a alta dose deve essere confrontata in uno studio randomizzato. Questa è la mia idea, ma è anche l'idea di molti studi europei. Questo è il gruppo tedesco che confronta terapia standard verso terapia ad alta dose, il gruppo francese CHOP standard verso CHOP intensificato più trapianto autologo, e lo stesso nel gruppo OVON, vedete un classico R-CHOP verso un R-CHOP intensificato con trapianto autologo. In Italia Massimo Gianni e Corrado Tarella stanno conducendo questo studio in cui confrontano il loro programma RHDS con un classico R-CHOP 14 per 8 cicli, e noi nell'ambito dell'intergruppo italiano linfomi da 2 anni abbiamo lanciato questo studio in pazienti ad alto rischio, in cui vogliamo confrontare un trattamento R dose dense tipo R mega chop R chop la continuazione di questo studio o un'intensificazione con trapianto autologo. Ed è su questo studio che si pone molta soddisfazione da parte dei gruppi italiani. Come vedete, la maggior parte dei centri italiani hanno aderito a questo studio e per la prima volta speriamo di fare uno studio italiano che porti rapidamente ad una risposta a questo quesito. Quindi la seconda conclusione è che una terapia ad alte dosi deve essere in prima linea, deve essere applicata solo in studi randomizzati verso una terapia rituximab dose dense. Ma noi possiamo prevedere la prognosi di questi pazienti e modulare la terapia? C'è uno studio del gruppo francese del GELAC che ha visto che se un paziente ha una PET negativa dopo 2 soli cicli di chemioterapia convenzionale ha una prognosi migliore in termini di overall survival e di event free survival. Questo indipendentemente dall'IPI, e anche in pazienti ad alto rischio c'è questo vantaggio dei pazienti PET negativi. E proprio sulla base di questo studio che il gruppo francese ha lanciato uno studio in cui è uno studio di terapia intensificata PET oriented. I pazienti PET negativi seguono una terapia standard convenzionale, i pazienti PET positivi dopo due soli cicli fanno invece un trattamento intensificato. Quindi non uno studio randomizzato, ma uno studio che mira a valutare la terapia ad alte dosi in un setting di pazienti considerati più ad alto rischio. Ma oltre ai dati clinici, noi sappiamo che abbiamo dei fattori biologici, noi sappiamo che un paziente con linfoma grandi cellule BCL2 positivo, BCL6 negativo, P53 positivo è un paziente ad alto rischio. Questo in era pre-rituximab, ma cosa succede in epoca post-rituximab? Sappiamo che se noi aggiungiamo R-CHOP, il fattore prognostico BCL2 viene annullato. Questo anche nello studio di Wilson, vedete come l'aggiunta del rituximab annulla l'effetto negativo di BCL2 e annulla anche l'effetto negativo di P53. Gene expression profile ci dice che abbiamo 2 forme di linfoma grandi cellule, una forma a prognosi migliore del centro germinativo, una forma attivata. Questi studi sono stati confermati anche dallo studio tedesco in cui i linfomi del centro germinativo vanno meglio di linfomi a cellule attivate. Lo stessi risultati sono stati portati anche in immunoistochimica nello studio di Hans, e semplicemente, senza fare un'espressione genica, noi in immunoistochimica possiamo dividere i pazienti in linfoma del centro germinativo e non del centro germinativo, con una prognosi, come vedete anche qui, significativamente migliore. E sempre dal punto di vista immunoistochimico, Pierluigi Zinzani e Pileri, se arriva la diapositiva,
Pierluigi Zanni e Pileri hanno sempre l'immunoistochimica, hanno visto ancora questa differenza tra linfomi del centro germinativo e linfomi del centro attivato in un gruppo di pazienti trattati tutti con MagoB. Ma qui siamo ancora in epoca pre-rituximab, questi studi sono tutti pazienti senza rituximab. Cosa succede se noi aggiungiamo a questi programmi il rituximab? Succede che qui viene annullata la differenza tra centro germinativo e attivati, in questo studio sempre dell'NCI, e anche nell'ultimo studio del gruppo GELA non esiste differenza tra linfomi del centro germinativo e linfomi a cellule attivate. E ancora, sempre nell'ultimo studio del 2007, se noi aggiungiamo rituximab a linfomi non del centro germinativo, vediamo un miglioramento della sopravvivenza. Quindi uno studio con una PET precoce o studi biologici possono indirizzare e definire meglio quali sono i pazienti ad alto rischio a cui poter indirizzare un trattamento più specifico e intensificato, quindi una sorta di terapia intensificata versus un paziente ad alto rischio definito da questi parametri. E infine sappiamo che nei linfomi in ricaduta l'autotrapianto aggiunge sicuramente, ce l'ha detto lo studio di Philippe, però nonostante questo noi abbiamo i pazienti in recidiva refrattaria prognosi sfavorevole, e sono quelli che sono chemo refrattari a terapia di salvataggio, pazienti in recidiva precoce, pazienti che al momento della recidiva hanno un alto IP score, pazienti che raggiungono solo una remissione parziale prima della terapia di salvataggio, pazienti PET positive che sono pre-trapianto autologo. Questi pazienti hanno comunque una prognosi sfavorevole a terapia ad alte dosi, un miglioramento ci è venuto dall'aggiunta del monoclonale a terapia ad alte dosi, migliora la quantità di risposte iniziali, abbiamo un effetto purging in vivo, ma una terapia con radioimmunoconiugati potrebbe migliorare il trattamento di condizionamento e quindi potremmo pensare ad un trattamento di aumento di Zevalin nel trattamento di condizionamento classico tipo Zabim, la sostituzione di una TBI, in tutti quegli studi ancora usano TBI con Zevalin, e su questo punto che lo studio è stato fatto uno studio di fase 2 presentato da Scimoni, in cui il programma BIM è stato implementato con Zevalin in un setting di pazienti chemio-refrattari e ad alto rischio e si è ottenuta una sopravvivenza libera di malattia pari del 67%, impensabile invece con un trattamento soltanto BIM. Sulla base di questi risultati, noi dell'intergruppo linfomi abbiamo pensato di eseguire un studio in pazienti a prognosi sfavorevole, recidivi e refrattari con un trattamento di salvataggio classico, aggiunta di Zabim. Il programma Zabim è lo stesso di quello pubblicato da Scimoni e quindi possiamo dire che pazienti a prognosi favorevole, recidiva, refrattaria dovrebbero essere trattati con trattamento intensificato di condizionamento. Grazie e scusate per la manovra, ma è veramente impossibile. Vediamo se c'è qualche osservazione, qualche domanda su queste due relazioni. Posso farne una io a Maurizio? Tu hai fatto vedere che nei linfomi grandi cellule si potrebbe ipotizzare un discorso di terapia Taylor sulla base di fattori prognostici più nuovi, però hai anche fatto vedere in effetti che forse le convinzioni che avevamo tipo Germinal Center, Activated B-Cell, non sembrano reggere tanto sì. nell'era attuale. C'è anche Fabrizio Pane in prima fila, non so se questo effettivamente questo è quello che volevo dire. Un po' prematuro, forse adesso sicuramente bisogna studiarlo questo aspetto con questi pazienti, o se ci sono altre cose diverse, più nuove rispetto alla classica distinzione Germinal Center, Activated B-Cell. C'è stato un momento in cui noi pensavamo che questa distinzione ci potesse aiutare. Nell'ambito del gruppo Roma Bologna abbiamo fatto anche uno studio diversificato di terapia intensiva a seconda della presentazione in espressione genica. Gli studi recenti
con rituximab dimostrano che invece questa differenza sembra non esserci. Quindi, come tu dicevi, bisogna rivisitare questa situazione. Un dato importante, a mio parere, che forse andrebbe valutato, è quello della valutazione della PET precoce dopo due cicli. I risultati sembrerebbero abbastanza consistenti, ma anche in quel gruppo di pazienti noi dobbiamo assolutamente fare studi che dimostrino questo dato, che sia un dato forte e robusto come lo è nelle forme di malattia di Hodgkin.